Ciao amici, ciao a tutti, siamo qui alla Play Modena, oggi è sabato e volevo presentarvi un grande amico, lui ha un canale di crafting che a mio parere in Italia è il numero uno. No, no, Mi no, non fai c'è. ridere adesso, da Allora, subito. è il canale numero uno di crafting in Italia, se non lo conoscete mi raccomando andatevi a iscrivere, il suo canale è MaxDM Crafting. Troverete comunque dopo il link in descrizione. E niente, siamo qui, ci siamo ritrovati alla Play Modena. È stata anche un'occasione sia per visitare questa bellissima fiera del gioco, che per me è stata la prima volta e devo dire è entusiasmante. C'è Anche per te oggi, prima volta, giusto? prima volta, primissima volta, sì. Fantastico. C'è un sacco di materiale, giochi, scenici. Ci sono stand dedicati anche al C'è Alessandro modellismo. Baldini. C'è Alessandro Baldini, c'è Max. Probabilmente credo sia la fiera del gioco più grande D'Italia, così d'Italia, dicono. Sì, così giusto? Sì. dicono. E secondo me è anche vero. Ti dico, guarda Ale, io oggi sono rimasto incantato. A parte il fatto che lo stand di Minimondi di Capochino, dove siamo anche io e te Sì, stati noi siamo ospitati. ospiti dello stand dei Minimondi. Di Capochino, Minimondi di Capochino, coadiuvato insieme con il gruppo del Bivacco Vicenza. Anche questi vi lasceremo magari il link in descrizione perché sono due luoghi di ritrovo in cui veramente per gli amanti del modellismo c'è veramente di tutto e c'è anche la possibilità di imparare molto perché ci sono gruppi di discussione in cui ci si confronta molto su questo argomento. Siamo riusciti a trovarci qui, è incredibile perché cercavamo di, no? Ci siamo Sì, sentiti tantissime ci volte, conosciamo da mesi, io da lo seguo, mesi. sono un Io suo. sono prima di quello, io sono un fan suo. E vedete che abbiamo qua un paio dei nostri modellini, però se guardate sui canali, ovviamente se conoscete Alessandro, se siete su questo video, ovviamente state seguendo Alessandro. Modellismo Fantasy, secondo me in Italia in questo momento invece è il canale di riferimento per il modellismo fantasy. Secondo me hai azzeccato tantissimo Sì, il tuo, no? ti Il ringrazio, tuo il Max, ti nome ringrazio. e quello che stai facendo. Finalmente vedo dal vivo anche i modelli di Max che li ho sempre potuti ammirare sul suo canale, come questo. Adesso fuori camera forse abbiamo questo, vuoi mostrarlo magari un attimino meglio? Questa è Questa qua? la casa del mercante, la Merchant House, è Che un po' fuori è, camera. allora, mettiamo proprio magari qua al centro, anche se oscuri il mio viso, non importa, l'importante è mostrare il Sì. modello. Devo dire che vederlo dal vivo è spettacolare, è Ma proprio ti tutta un'altra ringrazio, in cosa. realtà guarda, questa qua è stata un po' un parto difficile Vedo che perché c'è molto lavoro su questa sì. casa, scusa, provo a Ah sì, spostare questo spostiamo il dungeon. e mettiamo magari un po' più al centro. Questo qui con che materiale? Vogliamo parlarne magari Allora, un attimo guarda, di questo? questa è praticamente al 95% XPS foam, la nostra solita, no? Il nostro solito polistirene. No? E tutti questi sassi che tu vedi, in realtà è proprio schiuma, è stata spelata a Ah, mano caspita, non e poi è stata è. incollata, no, non sono, cioè è proprio foam, è tutta schiuma. C'è tutta una serie, sono quattro episodi sul mio canale che ti mostrano dall'A alla Z come ho costruito il tutto. Ma è stato un parto difficile perché in realtà a metà costruzione mi si è rotto il Proxon. Ecco, proprio mi si è rotto, mi si è fulminato, c'è stato un momento drammatico Tutti nella storia del sappiamo che cos'è il canale. Il Proxon, la Proxon. nostra, no? La nostra taglierina a Sì. caldo, ringraziamo i signori Proxon per lo sponsoring che stiamo facendo. E in realtà poi con l'aiuto dei miei sostenitori siamo riusciti a recuperarlo abbastanza in tempi brevi e sono potuto andare avanti. Ma c'è stato un momento in cui stavo concludendo il lavoro in realtà con del cartone. Quindi ci sono delle strutture interne che sono in realtà Ah, questa in qui cartone. è apribile. È apribile, sì, guarda, Vedo si parla che di diversi diverse. livelli di apertura, c'è una Forse soffitta, in realtà il tetto viene via tutto non insieme. si vede, non so. Vediamo. Cioè, poi c'è qui una specie di Caspita. Ecco, soffitta, poi ci sono delle stanzette un devo po' dire che interne perché Max, possiamo. rispetto Questo qua non ai si stacca perché sennò. lavori che faccio io, che sono più orientati Questo sia è. al gioco effettivamente, però sono forse più orientati per essere dei modelli d'esposizione. Vedo che Max lavora molto anche all'interno. Sì. Di questa cosa ti invidio molto perché io in realtà forse ne ho fatto uno o due Guarda, che. in realtà il mio canale è nato secondariamente a quello che io facevo, nel senso che alla fine a me chiedevano sempre i miei giocatori di creare degli ambienti per giocare.
quindi io non creo diorami nel mio canale, infatti non ho mai la pretesa di creare no, il lavoro perfetto. Non si parla, no? Io, ad esempio, oggi ho conosciuto degli artisti veri. Ah, sì, qui artisti veri, ci sono delle cose incredibili. La cura del dettaglio, ma proprio a livello maniacale del realismo, ovviamente, quando uno fa un diorama è l'obiettivo numero uno. Quando uno fa invece qualcosa che deve essere giocato e magari anche all'interno, come si può notare qui, l'obiettivo non è quello di essere realisti maniacalmente, ma di avere un realismo sufficiente per avere una bella immersione nel gioco. Contemporaneamente non devo anche diventare maniacale, anche perché una volta che lo butto sul tabellone da gioco e ci lavora sopra la gente, questo pezzo ovviamente subirà inevitabilmente dei danni, dopodiché uno ci soffre, è meglio non pensarlo in quella maniera lì. Quindi diciamo che l'idea del dettaglio secondo me è fondamentale che ci sia, perché ti aiutano a immergerti. Questa invece devo incastrarsi, ecco così, clac. No? Perché io comunque... Tu dici che non è maniacale il livello di dettaglio, ma vi dico la verità, dal vivo è strepitosa, te la invidio tantissimo. No, ti ringrazio, ma vabbè, non esageriamo. Mi piacerebbe proprio tenerla nella mia collezione di... Guarda, se vuoi, guarda... È mia. No, nel senso... Amici, posso... l'avete sentito. Beh, per il grande Alessandro Baldini, questo e l'altro. Guarda, che ti prendo in parola. Questa l'abbiamo già giocata. In realtà a me piace, ce l'ho a casa, rappresenta veramente un po' un'evoluzione anche del mio modo di lavorare. All'inizio facevo anche i modelli soltanto chiusi, perché li mettevamo proprio sui giochi da guerra, tipo Warhammer, eccetera. Tipo oggi ho portato il White Rock Castle, che è diciamo un po' il bestione. Sì, anche quello non lo abbiamo qui da mostrare, però. Vi assicuro che è un qualcosa, poi dal vivo rendono ancora molto di più rispetto alle foto che magari quello l'ho notato anch'io, anche sui lavori che ho visto sul forum dei Minimondi, anche i tuoi stessi lavori. È vero che fa tanto la telecamera, buona o meno buona, però dal vivo, ragazzi, è veramente incredibile. Io posso consigliare soltanto di trovare il modo di andare a vedere queste cose dal vivo, perché meritano sicuramente, e questo è un motivo del perché. Se non siete in fiera, vi siete persi una grande occasione. Birichini! Esatto, perché questa fiera è davvero... Questi oggettini qui invece... Guarda, questo è interessante, perché in realtà questi qua sono cose che clono io con la resina. Sono tutti oggetti clonati, quindi cosa succede? A volte li crafto, tipo qua sono delle casse che ho fatto io. Ok, le ho fatte con la schiuma, dopodiché faccio i mold con il silicone. E quindi posso poi riprodurne quanti ne voglio. A volte... Per questo esempio, questa costruzione che è fatta su un MDF, quindi questo è legno, che mi ha fornito tra l'altro il mio grande amico Dungeon of Fitz, che è un ragazzo in Germania che ha un sito e fa queste cose, mi sponsorizza un pochettino, diciamo, mi invia i suoi materiali. Però ecco, per esempio, per fare questi pezzi, che in realtà è un pezzo unico, precostruito e fissato, ovviamente posso farlo perché avendo tanti cloni, a volte uso anche dei cloni un po' danneggiati, quindi non è, un po' di materiale di scarto, quando poi li metti insieme in realtà riesci a creare delle mini composizioni. In questo caso questo è un po' il deposito sotto le arcate della casa, bello, del mercante. Bello anche perché a me piace molto, allora questo qui fa parte praticamente del dettaglio che si dà poi al modello, al diorama, e chi mi segue sa che a me piace molto lavorare sul dettaglio. Il dettaglio è quello che poi da un modello bello ti fa dire wow. Il famoso effetto wow. L'effetto certo, wow. Certo. E questa qui è veramente una chicca che si aggiunge a questo modello. Poi in realtà qua mi è stato criticato tantissimo dal punto di vista del realismo alcune cose, tipo dove diavolo mai potrà portare una porta sul soffitto. Allora, mi piace che tu hai introdotto questa cosa qua. Effettivamente, allora, è chiaramente lui... Max, ti riferivi a questa porticina? Esatto, una porticina sul soffitto un po'. Allora, a me questi dettagli fanno impazzire. È vero che nella realtà non avrebbe alcun senso una porta in soffitto, quella posizione. Esatto. È vero anche che però da un po' di tempo, specie con la nuova playlist che ho creato, che adesso nei prossimi mesi porterò avanti sul canale, che riguarda un corso di modellismo fantasy della A alla Z, che io sto seguendo, che è grandissimo. Grande, assolutamente, seguitelo anche voi.
volevo cogliere l'occasione per introdurre anche questa categoria del fantasy, che ad oggi forse è vista un attimino un po' più come figurini, come non strettamente legata a queste costruzioni. Infatti chi già ha iniziato a seguire la playlist avrà notato che io parlo molto di MFA, che è un nome che adesso esatto, attenzione, perché secondo me qui hai azzeccato un'altra volta. Sbaglio, sei tu l'inventore di questo termine? Io l'ho già sentito. Sì. E cosa vuol dire? Modellismo fantasy architecture. Vale a dire il modellismo fantasy, però per quanto riguarda le costruzioni fantasy. L'idea però è proprio di dare un'identità a questa categoria, al fatto di riconoscere come modellismo fantasy architecture le costruzioni in stile fantasy, di dare magari anche delle linee guida per la costruzione, e i dettagli come quello che ha fatto Max sono le cose che poi danno, sono diciamo la ciliegina sulla torta. Quindi da un punto di vista di MFA quella è una trovata, e ti dico complimenti. Sì. E anche qua ancora una volta deriva da una doppia esigenza. Allora, molto spesso, tu probabilmente lo sai meglio di me, in realtà credo che io sono un po' sono un po' esaurito da questo punto di vista, perché produco tantissimo materiale. Ho fatto praticamente l'ultimo anno e mezzo a uscire con 2 video a settimana. Producendo 2 video a settimana vuol dire che a un certo punto devi essere molto veloce, a volte il dettaglio ti deve per forza sfuggire, per cui no? È un po' una macchina che tende a mangiarti YouTube, quindi a volte mi trovo con i miei modelli che magari servono anche per essere giocati da dei club di gioco eccetera, e mettendo insieme tutto sono sempre molto in ritardo. Qua stavo facendo un lavoro di nuovo sul tetto ed ero molto stanco. Calcola che io ho un doppio lavoro, quindi faccio il tecnico di laboratorio in farmacologia durante il giorno, sono musicista durante la sera e durante la notte faccio queste cose. E quindi quella sera ricordo che ero molto stanco e quindi mi mancava ancora un grande pezzo di tetto, non avevo forse più materiale, non ricordo, e mi mancava questo pezzo. Dico, però se tutto sommato, se mettessi lì una porta, no? Che cosa darebbe al gioco? No? E quindi lì è divertente, perché dopo i giocatori, quando si sono trovati con questo modello, hanno inventato storie, tipo c'era stato il classico Elfling che era entrato da sotto e aveva aperto di nascosto quella porta sul tetto, tirando poi su i giocatori da sotto. E poi effettivamente sì, no? Anche in una narrazione, esatto, fantasy. Io quando creo i pezzi cerco sempre di dare una storia, o comunque che il pezzo si presti a una storia. Per me quella è la cosa più importante. Anche White Rock Castle, uno dei punti di forza di quel modello è la volumetria, ma non tanto perché i cubi del castello sono disposti in un certo modo, ma perché con quella volumetria tu da qualsiasi punto lo vedi hai almeno un punto di entrata, almeno un punto di osservazione, e c'hai tutta una serie di scenari in qualsiasi posizione che possono ispirare il giocatore a dire wow, posso passare di lì, lì cosa sto trovando? E questa cosa qua per me è la molla che mi fa poi costruire i pezzi fantasy. Che dà anche un'anima al pezzo stesso alla fine, no? Alla fine sì. Quindi sì. Ci sono dei pezzi che ad esempio conservo la mia prima casetta, il mio Crossroad Inn, dal punto di vista del crafting puro è il pezzo più spartano che abbia mai costruito. L'ho costruito ovviamente solo con un taglierino e avevo forse un arch cutter, penso, non avevo neanche ancora il Proxon eccetera eccetera, però quel pezzo lì ha fatto la storia un po' del mio canale, perché è stato il pezzo che ha dato un pochettino il via alla storia dietro il pezzo, cioè bella anche questa cosa qua. Mi viene da sorridere perché in realtà anch'io ho un primo pezzo che l'avevo costruito quando di fatto ho iniziato quest'arte, e solo con un pannello di polistirene e un cutter ho intagliato queste rocce. Allora, il pezzo è veramente orrendo, non ho mai pubblicato foto e probabilmente non le pubblicherò mai. Anch'io un pezzo del genere, però non lo butto perché è stata la mia prima casa e mi ricordo ancora che quando l'avevo costruita a me piaceva un sacco. Adesso è posizionata in alto in uno scaffale. Ricordati da dove vieni, Alessandro.
Sì, noi in casa la chiamiamo la casa del sindaco perché è in cima a questo scaffale qui, però non so, magari un giorno ve lo mostrerò. Sono queste qua le chicche per i supporter, servono queste cose. Bene, insomma Max, è stato un bel confronto e sono davvero molto contento di conoscerti, spero che adesso nel tempo potremo fare altre collaborazioni. Sarebbe bello. C'è idea anche di collaborare con i ragazzi dei Minimondi e del Bivacco per creare una grande comunità di modellismo, di crafting in Italia, cosa che forse ad oggi ci sono queste comunità, però non sono molto diffuse o comunque molto conosciute. Sarebbe bello creare un... Sarebbe molto bello che la gente ritornasse un pochettino anche al valore di quello fatto con le proprie mani, no? Esatto, sì. Ragazzi, la soddisfazione di avere comunque, adesso a qualsiasi livello, e poi la cosa che forse tu sarai d'accordo in questa cosa qui, molto spesso uno vede un modello del genere e la prima cosa che pensa è non sarò mai capace di farlo, no? È vero. Se uno non incomincia, ovviamente, no? Siamo partiti tutti con un cutter io facendo la casa del sindaco a esatto, casa, no? Io ho delle rocce anch'io che non capisco bene quindi voglio dire, sì, questi sono lavori che con un po' di passione o seguendo i nostri tutorial potete sbizzarrirvi, potete anche darci delle idee, voglio dire, noi siamo sempre pronti. C'è sempre da imparare, no? Esatto, comunque. C'è sempre da imparare. Alessandro, fantastico, è stato un piacere. È stato un piacere, io adesso lo sposto perché non so se magari ti sta oscurando. Da là mi vedono sicuro, dal limite i miei crafters mi riconoscono, lo stesso, non preoccuparti. È stato un piacere presentarvi l'amico Max. È stato un piacere per me esserci, assolutamente. Iscrivetevi al canale di Max se non siete già iscritti, iscrivetevi al mio canale se non siete già iscritti. Buttate giù un like se buttate vi piace. Buttate un like, ammazzate i like YouTube, facciamo esplodere questo video e noi ci vediamo prossimamente. Ciao dalla Play Modena di Modena. Modena. Play Modena di Modena. Dalla Play di Modena. Ciao dalla Play di Modena. Ciao. Ciao.